È lasciata lì quando la sua famiglia è fuggita dalla casa in preda al panico. Non è chiaro se sia deceduta per morte violenta o per stenti, visto che ormai era incapace di badare a se stessa. Abbiamo perlustrato in lungo e in largo il villaggio di Velica Crusha, rilevando almeno 12 siti colpiti dalle uccisioni. Alcune volte si è trattato di qualche vittima, altre di 30-40 morti. Due mesi fa abbiamo incontrato in un ospedale albanese uno dei superstiti dei massacri perpetrati a Velika Kruscia. Selami Elshani ha subito ustioni gravi, ma è riuscito a sgusciare via sotto un ammasso di cadaveri di persone uccise e poi bruciate dai paramilitari serbi. Hanno preso della benzina e l'hanno versata sui corpi per poi bruciarli. Ma Sandena. Dovevo pensare in fretta a come scappare. Mi avrebbero bruciato vivo. Grazie alla descrizione che ci ha fornito abbiamo trovato il luogo in cui i serbi hanno cercato di uccidere El Shani. In un cortile deserto un cane solitario fa ancora la guardia a un gregge. I muri di un fabbricato portano ancora i segni dell'attacco. Sul pavimento i resti carbonizzati di corpi umani e delle tegole cadute dal tetto. Oggi Selami e il Shani si sta lentamente riprendendo in Europa. Gli sono state amputate le dita della mano destra. Ha un ricordo chiaro dei poliziotti e dei paramilitari che stavano per ucciderlo. È riuscito a riconoscere un serbo di un villaggio vicino. Conoscevo molto bene quell'individuo. Era un po' basso, bruno e abbastanza chiaro di carnagione. Lo avevo visto prima in abiti civili e poi in uniforme. Di certo non erano solo poliziotti serbi, ma anche paramilitari. Avevano tutti una striscia bianca sulla spalla destra e sulla schiena la scritta Polizia. Erano carichi di armi e diversi tipi di granate. Il fabbricato in cui è avvenuto il misfatto è ora visitato dalle truppe NATO. Verrà aggiunto a un lungo elenco di siti a Velica Cruscia che il Tribunale dei Crimini di Guerra avrà bisogno di esaminare. Quale unico superstite dell'accaduto e il Shani sarà un testimone chiave. Io credo nella giustizia. E prego Dio che quei criminali vengano catturati. Ovviamente in Bosnia non hanno mai acciuffato i responsabili principali, ma forse questa volta prenderanno la cosa più seriamente e si sforzeranno di arrestare i criminali che hanno dato gli ordini. L'equipe legale britannica operante a Velika cruscia ha il compito di raccogliere le prove necessarie per inchiodare i colpevoli una volta per tutte. Qui, come in tanti altri luoghi, i serbi hanno usato il fuoco come mezzo rudimentale per cercare di distruggere corpi e prove. I resti dei cadaveri sono ora riuniti in sacchi e da alcuni indizi emerge che sono morti qui fino a 45 persone, fra cui bambini. La dottoressa Sue Black analizza i frammenti di ossa e gli indumenti per individuare il numero e l'identità delle vittime. KI, poi un puntino e KO. Abbiamo una scarpa o un maglione. È possibile identificarli grazie al modello. Ecco, vedi, il numero dei sacchi non corrisponde necessariamente a quello dei corpi. Alcuni ne contengono più di uno o viceversa. Uno stesso corpo può essere disseminato in più sacchi. Per cui abbiamo proceduto a un'indagine preliminare aprendo ogni sacco e prendendo nota del contenuto. Dopodiché, una volta riunito tutto, si può cercare di riassociare i resti ai corpi a cui appartengono. Gli investigatori hanno dedotto che i corpi erano ammassati contro il muro per sfuggire al fuoco delle mitragliatrici. Si continuano a cercare indizi per far risalire le esecuzioni a capi politici e militari tornati in Serbia. Proiettili rinvenuti fra le macerie hanno fornito la connessione. I proiettili 762 che sono stati ritrovati hanno caratteristiche diverse rispetto ai 762 NATO utilizzati dall'esercito occidentale. Ed è il tipo di cartuccia che l'esercito jugoslavo o le milizie associate potrebbero avere impiegato? Sì, esatto, proprio così. E quindi sarebbero riconducibili alla Serbia? Sì, è del tutto verosimile che siano quelli usati dalle forze serbe. Il tribunale dei crimini di guerra ha emesso atti d'accusa nei confronti del presidente Milosevic e di quattro altri membri del regime serbo. I massacri di Velika Kruša sono in cima alla lista delle imputazioni a loro carico. Questo villaggio sarà la chiave per provare la loro colpevolezza. The... Il giudice e i pubblici ministeri dell'AI hanno deciso che questo era un sito prioritario a causa delle numerose atrocità che vi sono state commesse e delle distruzioni avvenute nei vari villaggi e nelle fattorie sulle colline. Dal momento che è stato considerato un luogo particolarmente penalizzato esiste la possibilità che i criminali vengano assicurati alla giustizia. Si sospetta che le stragi di Velika Cruce e dei villaggi limitrofi siano state dirette dalla città di Oraovac, il centro dell'amministrazione locale serba. Ad Oraovac vivevano 3.000 serbi, i quali gestivano l'esteso apparato di sicurezza che controllava la maggioranza della popolazione dei kosovari albanesi. L'esercito di liberazione del Kosovo è ora nella stazione di polizia ex base dei serbi. Il comandante locale ci ha mostrato l'ampia documentazione nel seminterrato. I serbi hanno tentato di bruciare tutto prima di andarsene, ma non ci sono riusciti. Questi sono tutti i registri, i documenti e gli atti giudiziari. Lei pensa che in questi archivi si ritroveranno i nomi delle persone coinvolte in alcuni dei massacri? Sì, i loro nomi sono qui. Gente reclutata dai servizi di sicurezza, dai tribunali e dall'amministrazione. Sono loro, molti degli individui che hanno partecipato agli uccidi. Fra le carte emerge un documento cruciale. Contiene i nomi degli uomini serbi che l'esercito di liberazione ha dichiarato essere del posto e a servizio delle milizie. Il documento è questo, vero? Sì, è proprio questo. È diviso in gruppi, per quale motivo? Sì, è diviso in due gruppi: uno di giustizieri e l'altro di uomini armati di artiglieria pesante, il cui compito era intervenire in caso di missioni speciali. Che cosa farete di questa lista? Ci aiuterà a portare in tribunale gli autori di tutti questi crimini. Abbiamo esaminato attentamente il documento. Descrive alcuni dei serbi come soldati giustizieri e altri come cecchini, alcuni dei quali raggruppati in squadre della morte. Un altro documento è ancora più dettagliato. Si tratta di un piano per un'imboscata, ideato dalle milizie serbe di Euraovac. È stato redatto a gennaio del 99 col titolo Piano della Trappola, un'operazione contro l'esercito di liberazione che stava usando il vicino villaggio di Belaciaca per rifornirsi di provviste. Vi si annoverano sette serbi al comando del capo della polizia Dusan Vujicic. Devono indossare caschi e maschere ed equipaggiarsi di fucili automatici e granate. L'agguato doveva svolgersi appena fuori Belaciaca, presso la stazione ferroviaria. Il piccolo villaggio di Belaciaca è a un chilometro e mezzo a nord di Velika Kruša, situato strategicamente sulla strada principale per Oraovac. Anche questo villaggio è stato colpito dalle forze serbe.